locande ormai vecchie e rattoppate, bagni all'interno di container immersi in una fogna a cielo aperto, putrida e maleodorante, condizioni igieniche e sanitarie spaventose, decine e decine di brandine ammassate in ogni locale. Vivono così migliaia di lavoratori stagionali nelle tendopoli di San Ferdinando e Rosarno. Sono gli africani che affittano le loro braccia a 20-30 euro al giorno per la raccolta delle arance nella piana di Gioia Tauro. Un'emergenza denunciata più volte in questi anni dalle associazioni umanitarie e dalla chiesa locale. Ora finalmente c'è un piano presentato ieri in prefettura a Reggio Calabria. Un piano in due fasi. La prima riguarda gli interventi immediati di messa in sicurezza e bonifica di tutto il territorio della tendopoli. Saranno montate nuove tende, rifatti gli impianti idraulici e quelli elettrici. La seconda fase invece prevede il trasferimento graduale dei lavoratori in case della piana di Gioia Tauro fino ad arrivare alla chiusura delle tendopoli. Credo che oggi è un giorno importante perché sanciamo il superamento dell'emergenza. C'è un cammino ben preciso, con obiettivi ben precisi, in termini soprattutto di legalità e dignità per i migranti. In fondo San Ferdinando e Rosarno erano due ghetti che rappresentavano il peggio dell'Italia. Nelle tendopoli vivono in gran parte lavoratori regolari, lavoratori che, ha detto il prefetto di Reggio Calabria, Claudio San Martino, producono ricchezza e ai quali vanno garantite dignità e sicurezza. Proprio due giorni fa, per la settima volta, ci sono stati controlli a tappeto nelle aziende agricole della piana di Gioia Tauro. Ci sono state verifiche su 34 aziende, sono stati controllati 358 lavoratori, di cui 225 stranieri. Il bilancio è di 12 persone denunciate e 22 aziende multate, tra le imprese controllate anche quattro ritenute vicine alle cosche locali dell''Ndrangheta.